Eccoci qua, ci scusiamo cari telespettatori, problemi tecnici, purtroppo ci si affida alle macchine e le macchine decidono per noi. Caterina Piras, mamma coraggio, io mi scuso innanzitutto in primis con te e poi con i nostri telespettatori, problemi tecnici, com'è quella frase famosa? Il bello della diretta, Sì. mannaggia a te Magalli, vedi, alla fine la vince lui. Va bene, avevamo anche al telefono Fausto Fanelli, ricordiamo del COISP, sindacato di polizia. Chiedo alla nostra regia, e li ringrazio per l'aiuto. Non ho fatto niente, non, non, è vero, non ho fatto tutto. No. Ringrazio la nostra regia. Stavo dicendo, chiamate subito gli altri amici che erano lì che volevano insomma dire, opinare in piena diretta. Attenderà qualche istante il nostro prossimo ospite, che era lì anche lui in tensione per noi. Figuratevi invece il sottoscritto, ho sudato sette camicie. Allora, Confermo. velocissimi. Hai recuperato tutto alla fin fine, quindi telefonino, le No, il chiavi, i documenti. telefonino E no, che fine ha fatto il soltanto. telefonino? E l'ha dato all'altro, erano in due quando Ah. l'hanno minacciati, E beh, quindi. ma siccome abbiamo sentito che tutto funziona, che tutto va bene, sicuramente i carabinieri riusciranno. Sono intervenuti i carabinieri? Sì, Hanno sì, sì, fermato il sì, malvivente? sì. Riusciranno sicuramente ad avere il Farselo nome e il dare, nominativo ma sì, dell'altro. spero, Tutto lo funziona, spero. no? Anche i No? computer. Hai visto i nostri computer? Vabbè, dai, un calo di tensione. Sì. Allora, lo rifarai? Ho paura, insomma, Io adesso spero di perché, no. esatto, Io che non spero di accada più. no. Quindi, insomma, se Sì. ci sono quindi le telefonate al volo, cerchiamo di sentire un po' le vostre opinioni e dopodiché ci congediamo perché ho la prossima avventura. Quindi, da architetto a riparabici con il nostro Michele Bressan, che è proprio qui fuori. Bene, allora, dopo questa vicenda. Con tuo figlio, insomma, se sta rotta ancora di più un rapporto ancora più forte, mi verrebbe da dire, perché insomma, detto tra me e te, siamo genitori, adesso sei il supereroe, no? Sì, sono orgogliosi proprio. No, lo dici con ironia, però. Sì, perché anche loro mi hanno sgridato perché ho rischiato, quindi. Però, ok, hai rischiato, però intanto Ma hai sono recuperato. fieri, loro sono Esatto. fieri però. In più ti ha chiamato anche, mamma, aiutami. Sì. Pronto Daniele? Pronto? Sì. Daniele? Pronto? Daniele, velocissimo, ciao, un Sì. amico, a te la parola. Ciao, Ciao Emiliano. ciao Daniele, prego, a te la parola, velocissimo. Intanto saluto la mamma là. E devo dire una cosa, perché avevo ascoltato prima, no? Sì, Mi capisco purtroppo che si è sono i interrotto. carabinieri, le forze dell'ordine, però che mamma là ha fatto cosa giusta, ti spiego perché, perché suo papà anche me, no Emiliano, suo papà anche me, Sì. e io ho fatto la stessa cosa che ha fatto la mamma, e perché? Perché anche le forze dell'ordine, devo dire quello che è, ormai sono anche loro in difficoltà, Sì, è vero. perché Emiliano, ormai Certo. le forze dell'ordine manca benzina, manca tutto, e sono Esatto. in difficoltà con le loro famiglie, che mamma qua, mi napoletano, voglio dire, la medaglia d'oro, perché ha fatto una cosa giusta, che le mamme che abbandonano i figli, e Emiliano tu lo sai, di Certo. anni fa, giusto? E sta mamma qua è una mamma coraggio, Infatti mamma, l'hanno Caterina etichettata mi tutti sembra, così. Caterina, Caterina, Sì. facci dare il numero a Emiliano e vieni a trovare, cara, e mi ha dato l'oro e mio figlio ha un bacio. Avanti Ciao voi Daniele, ciao signori! grandissimo. Aspetto così velocissimo anche le altre chiamate e dopodiché purtroppo mannaggia, se non fosse stato questo momento tecnico a interromperci, insomma, avremmo approfondito ancora di più l'argomento perché i nostri telespettatori sicuramente sono interessati. Ti rinviterò sicuramente anche per recuperare la gaffe purtroppo tecnica. Allora, vediamo se la nostra regia velocissima riesce a sentire, insomma, altri amici. Attendiamo un attimo. Nel frattempo, allora, ci siamo lasciati dicendo che ormai sei l'eroina per quanto riguarda i tuoi figli, giusto? Ma qui ti accompagna una sorella, i parenti, gli adulti cosa ti hanno detto? Che ho rischiato che non dovevo farlo per il loro Giorgio, pronto Giorgio?
Sì, ormai. Ciao Giorgio, velocissimo, a te la parola. Ciao Milano. Ciao Stella, prego. Ti guardo sempre, ma non mi ricordo. Vai Giorgio, non perdere tempo, raccontaci la tua, vai. Tanti saluti da Cine. Vai. No, io dico una cosa. In Italia ormai non abbiamo più la... Pronto? Prego Giorgio. La sicurezza, perché tutti i stranieri che vengono qua per delinquere, non vengono qua per lavorare, perché quelli non hanno voglia di lavorare. Beh, dai, non proprio tutti. Non tutti, dai Giorgio, non proprio tutti. Non proprio tutti, dai. Io ho girato, ho visto di quelle cose all'estero. Lo so, però Giorgio, non si può fare di un'erba un fascio. Un salutone a Giorgio, perché comunque conosciamo un sacco di persone, sì, che sono... Io personalmente sì. Lo vedi? Io sì. Quindi un sacco, anch'io. Un sacco di persone oneste che arrivano da altre nazioni, si rimboccano le maniche come noi e cercano insomma di sbarcare il lunario. Allora, io devo ringraziare Caterina per essere stata in nostra compagnia, anche le persone che per il momento hanno detto la loro. Quindi Caterina, mi raccomando che non succeda più e nel caso riflettici, oppure diventi veramente la super mamma nazionale. Salutami Magalli con affetto. Sarà fatto. E io adesso lancio anche il meteo per capire insieme a voi insomma come va a finire per quanto riguarda la giornata di domani. Sappiate che a breve parleremo di questa storia da architetto a riparabici, sempre purtroppo dettata dalla crisi. A voi tutti ben ritrovati da Giuseppe De Vitis, amici del nord-est italiano. Vediamo assieme cosa succederà nella giornata di mercoledì. Tenderà gradualmente a migliorare, quindi buone notizie, anche se al risveglio avremo un po' di nuvole soprattutto in Emilia Romagna, ma lo vediamo tra un attimo. Ecco intanto la situazione generale, vedete la perturbazione scivola lungo il versante adriatico, coinvolgerà poi anche le estreme regioni meridionali, ma sul nostro territorio come detto migliorerà. Al mattino un po' di nuvole basse, quindi innocue sull'Emilia Romagna, sereno poco nuvoloso invece sul Triveneto. Anche se poi nelle ore centrali della giornata avremo la possibilità di addensamenti nuvolosi su zone pedemontane del Trentino e anche del Veneto. In queste zone noi scudiamo qualche veloce acquazzone proprio nelle ore centrali della giornata, nelle ore più calde. Altrove poco nuvoloso un po' dappertutto sul nord-est. In serata sereno o poco nuvoloso. Vediamo le temperature che non faranno registrare grandi cambiamenti, avremo temperature minime quasi ovunque attorno ai 10 gradi centigradi, temperature massime invece in lievissimo rialzo, i valori si attesteranno attorno ai 20 gradi, localmente ritroveremo valori anche attorno ai 21, 22 se non addirittura 23 gradi centigradi. Per ora è tutto, buon proseguimento di settimana.